Avevamo citato prima il gran gol di Federico Pizzutelli, insomma personalmente miglior debutto non poteva esserci, no? Un gran bel gol, un gol che vale per l'Arezzo 3 punti fondamentali in un momento così complicato di questa stagione. Sì, sono contento per il primo gol con la maglia dell'Arezzo Calcio, ma sono doppiamente contento perché è servito a portare questi 3 punti importanti a casa. Ecco, non è stato sicuramente un Arezzo brillante, tra l'altro si è giocato anche in un clima particolare, insomma, con la curva che non ha tifato e più volte tramite striscioni, insomma, contestato squadra e società. Tu ovviamente, come dire, non c'eri fino a questa settimana, quindi sei, tra virgolette, non il riferimento non è a te personalmente, ovviamente, ma a chi c'è stato fino adesso. Avete fatto un po' di fatica, soprattutto nel primo tempo, nel secondo vi siete un pochino più sciolti. Insomma, che impressione ti ha fatto da dentro questo Arezzo che comunque ha vinto, ma ancora deve crescere molto, insomma, i problemi non sono risolti. Sicuramente dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare su tanti aspetti, ma questa è la strada giusta, dobbiamo pensare partita per partita, non dobbiamo guardare la classifica, se no ci facciamo male noi stessi. Quindi dobbiamo pensare subito alla partita di mercoledì perché sarà un'altra battaglia e faremo di tutto per accorciare ancora di più la classifica. Ecco, era un centrocampo nuovo, no? Tu all'esordio, Marchi all'esordio, avete giocato poi con Marras, ti chiedo, insomma, cosa vi ha chiesto Sussi in questa prima partita? Ti ovviamente hai compiti di regia, cosa chiede a voi centrocampisti? Il mister ci ha chiesto di far girare velocemente la palla, portando da una parte all'altra sugli esterni. Secondo me ci siamo riusciti. I primi minuti siamo andati un po' in difficoltà, ma ci sta anche un po' di pressione della piazza, ma noi dobbiamo pensare al presente, perché dobbiamo pensare a raggiungere il San Donato e secondo me fino alla fine faremo belle cose. Grazie a Federico Pizzutelli.